Sono quasi 20 anni ormai che la strada tra Intermesoli di Pietracamela e Fanodriano è inaccessibile. Una situazione patita da due comunità e non solo. Un disagio che sembrava essersi risolto con l'avvio dei complessi lavori da parte della provincia di Teramo, datati 2023, e che si sarebbero dovuti concludere entro il dicembre dello scorso anno. Ma quei lavori si sono fermati su quei 2 chilometri di strada e da allora dalla provincia non se ne sa più nulla. È un lavoro importante, quindi erano cominciati questi lavori, poi sono stati bloccati. Ricordo che quella strada è fondamentale per due motivi. Primo perché collega due località, diciamo anche turistiche, sono due comuni che sono collegati, sono in qualche maniera fratelli tra di loro perché sono due comuni di montagna che avevano anche una loro vocazione turistica. Poi secondo motivo, che forse è anche quello più importante, è perché c'è un problema di sicurezza. Come ben sapete, quando c'è stata la frana a febbraio di quest'anno, prima del Giro d'Italia, la statale, la SP43, quella che collega Ponte Arno fino a Prati Tivo, è stata interrotta. Quindi se si dovesse verificare un altro episodio di questo, rappresenterebbe un problema grosso per Pietracamela, per tutto il comune di Pietracamela, perché i cittadini, quei pochi che ci sono, sarebbero bloccati, le attività commerciali non potrebbero lavorare, invece la Fanadriano Intermesoli potrebbe rappresentare un'ottima alternativa.